Siamo con Giovanni Puntarelli, European Data Protection Supervisor. Oggi qui al Digit 2019 lei ha parlato del nuovo regolamento europeo, dicendo che a suo avviso non è un regolamento completo. Ecco, come bisognerebbe intervenire secondo lei? Beh, adesso bisogna essere seri nella fase dello sviluppo. Abbiamo avuto il primo giro di boa, un anno di applicazione, adesso ci sarà un'importante fase di applicazione di sanzioni, poi le autorità di protezione dei dati dovranno esercitare i loro poteri di inibizione di ciò che non va bene, di educazione, perché ancora nel nostro paese c'è scarsa conoscenza di ciò che va fatto, c'è troppa attenzione agli adempimenti burocratici e poco ai valori che possono invece fare la differenza. Sono grosse opportunità dal punto di vista dell'occupazione, specie giovanile e creativa, perché attraverso le disposizioni sui cosiddetti principi del privacy by design, cioè i sistemi devono essere disegnati per essere privacy friendly, e del privacy by default, che è qualcosa che riguarda il modo con cui le impostazioni sono a favore o no del cittadino oppure dell'impresa, ma anche del modo con cui queste app devono funzionare, la trasparenza, l'informazione. C'è bisogno di tanta creatività, ci sono opportunità straordinarie perché questo regolamento si applica a qualunque impresa che anche dal Vermont o dalle Bahamas fa marketing in Europa e quindi insomma, è una straordinaria opportunità. Però bisogna anche preparare il futuro, perché la tecnologia cambia molto lo scenario, il GDPR può valere per una decina d'anni, ma il processo di concepimento di qualcosa di nuovo va iniziato adesso in chiave di idee, va tradotto in qualcosa di concreto entro un quinquennio, poi bisognerà discuterlo perché anche il GDPR è stato discusso per almeno 5 anni, poi bisognerà dare spazio per... Bisogna avere un'ottica lungimirante, guardare le nuove tecnologie. Sparirà il concetto di dato personale, di dato anonimo, si parlerà di informazione. Bisogna occuparsi più dell'aspetto sociale, economico, collettivo. Non è possibile che il benessere, il tornaconto, il vantaggio sia solo nelle mani di 3 o 4 operatori commerciali, a prescindere dall'invasione sulla privacy. È un problema di potere. Ecco, a questo proposito, nel suo intervento lei ha parlato di identità digitale in cambiamento, in evoluzione. Come se la immagina in futuro? Beh, l'identità digitale dei singoli è a rischio perché in questo momento noi una volta eravamo quello che Google ci diceva attraverso, diciamo, le ricerche sui motori di ricerca. Oggi noi siamo, non solo per Google, ma per qualunque altro soggetto, quello che un algoritmo prevede che noi possiamo essere, quindi ci orienta anticipando le nostre scelte, indirizzandole, e quindi il problema è anche non soltanto lo sfruttamento commerciale delle nostre informazioni, non è soltanto il tornaconto economico, il problema è anche la libertà di scelta. Collegandoci all'attualità, il caso Huawei ha riportato prepotentemente i riflettori sulla tutela della privacy degli utenti. Ci possono essere delle ripercussioni in Europa di questo, diciamo, di questo scontro che c'è stato tra Cina e Stati Uniti? Sicuramente sì, noi non vogliamo farci strumentalizzare da una legittima competizione commerciale, dalle guerre, diciamo, trade, però c'è un problema grosso che riguarda il futuro del 5G e del 6G, su cui la Cina è molto avanti e devono essere fornite, dobbiamo essere più in dialogo con il mercato cinese, devono essere fornite assicurazioni circa il modo di applicazione di alcune leggi che in Cina obbligano le imprese ad avere una collaborazione diretta anche per poter fare, diciamo, eventuali indagini all'estero attraverso backdoors. Huawei ha iniziato, ma non è soltanto l'unico operatore, ce ne sono molti altri, ha iniziato a fornire assicurazioni e nel frattempo l'Europa reagisce prudentemente, quindi esclude Huawei da certe piattaforme di infrastrutture critiche su cui bisogna essere un pochino prudenti. Però il futuro è nel dialogo globale, così come abbiamo iniziato con fatica a dialogare con la Silicon Valley, dovremo lavorare con Shenzhen e questi altri. È una scommessa molto importante per il nostro paese.